Io sono sempre vissuto in mezzo ai colori. Ricordo ancora la fabbrica prima del 68, la Barona, dove giocavo in mezzo ai vasconi di colore, in questa vecchia cascina che era ancora l'azienda fondata da mio nonno. Mio nonno è una persona straordinaria, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però diciamo che è un uomo leonardesco, è un uomo che ha approfondito in tutti i campi della scienza, della conoscenza e della cultura fino a un livello molto elevato. Lui sapeva tutto perché sapeva dipingere, conosceva tutti i libri, aveva letto tutti i libri che aveva comprato, aveva una scienza, non so come faceva a tenere dentro tutto. Conosceva la musica come la conosce un direttore d'orchestra, conosceva le piante, le erbe al pari di un botanico, l'anatomia umana al pari di un anatomo, patologo. Era veramente una persona che dedicava la sua vita allo studio e alla ricerca. Basti pensare che ha sentito l'esigenza di realizzare dei colori, una gamma, una fabbrica di colori, quindi delle formulazioni prima, ma poi un progetto di industria, solo per il fatto di soddisfare l'esigenza sua e degli altri artisti in cui si immedesimava di disporre di quella stessa qualità di materiali di cui disponevano i grandi artisti del Rinascimento e della storia dell'arte. L'industria di Mary è nata con un sogno di un artista di riuscire a creare dei colori che fossero adatti per l'arte. Fondamentalmente con l'evoluzione e l'industrializzazione si era perso quelle originali formule legate alla tradizione della pittura, avendo l'industrializzazione imposto degli standard e delle formulazioni adatte per quello che è un processo industriale. Mio nonno era molto avvilito di questo e diceva: io non posso dipingere con il lucido da scarpe. Questo è anche l'elemento che ci differenzia da tutte le altre esperienze, perché la maggior parte, cioè tutte le aziende, sono nate da un progetto che traeva origine da un'attività commerciale prevalentemente, non mai dalla genialità di un artista. Questo è l'elemento che poi ha determinato tutte le scelte nel corso della vita dell'azienda, sia quelle attuate da mio padre, sia quelle che ho poi cercato di attuare io. Diciamo che tutto questo si sintetizza in una completa differenza tra due approcci. Io ho sentito spesso dire: noi produciamo prodotti, in questo caso colori, che hanno la minima qualità accettabile. E noi, diciamo, nell'approccio cerchiamo di produrre colori, prodotti che hanno la massima qualità possibile. Tutto questo compatibilmente col prezzo in tutti e due gli scenari. E questo è un approccio completamente diverso, cioè in un caso la finalità è quella di soddisfare le esigenze dell'artista ad un giusto prezzo, nell'altro caso è quello di offrire al prezzo che determini il maggior profitto possibile i minimi requisiti accettabili. Questo qui è fondamentalmente la grande differenza tra questi due approcci. E devo dire che mio padre è stato un grande continuatore. Forse mio padre la componente artistica, così come peraltro penso anche in me, non ha avuto questo picco come ha avuto per mio nonno, ma è stato un innovatore da molti punti di vista. Con mio padre sono stato 5 anni in laboratorio e mi ha insegnato tante cose, però sono stato aiutato molto da mio figlio perché anche lui era
ero con me insieme, è stato più bravo forse di me. Io, ripensando alla mia vita, ho avuto due grandi fortune. La prima è che ho avuto alle spalle non soltanto un nonno, ma un padre che ha saputo dare continuità a un sogno e innovarlo all'insegna di valori che sono per me ormai acquisiti. Mio padre ha saputo mantenere questi valori soprattutto nello sviluppare l'azienda, nell'ampliare, diciamo, la gamma dei prodotti, sempre però secondo questi principi morali, etici che ti ho detto. La cosa che penso più importante che ho saputo fare e realizzare io è stata quella di trovare il modo per rinnovare questo legame tra l'arte e l'industria, perché io mi sono reso conto che col passare del tempo questo valore, che è il valore più importante dell'azienda, che è il legame tra l'arte e l'industria, si sarebbe, se non con me, con le future generazioni, perduto. E quindi ho pensato che il modo per poter rinnovare questo legame fosse quello di creare una fondazione che avesse lo scopo, da una parte, di proseguire e di aumentare la notorietà e la fama di mio nonno artista, ma soprattutto di bilanciare questa grande attività industriale con un'attività di carattere culturale, di carattere di legame con gli artisti. E la fondazione, devo dire, che è diventata ormai una realtà riconosciuta di grande prestigio sia a livello nazionale che internazionale, grazie ai numerosi progetti. E questo oltretutto mi dà anche la fortuna di interagire, di conoscere, di parlare, di studiare progetti con gli artisti, di conoscerne le esigenze, e questo inevitabilmente, per una sorta di osmosi, si trasferisce e diventa patrimonio dell'industria stessa. L'altra fortuna è quella di avere colto un'opportunità. A un certo punto della storia di My Mary, di questa storia, ho capito che era necessario cambiare affinché My Mary diventasse veramente a livello internazionale il riferimento assoluto per quanto riguarda il colore per artisti di qualità. Ho deciso di fare un progetto, sostanzialmente di unirmi al gruppo Fila per dare la prospettiva di grande sviluppo all'industria My Mary. Questo è una cosa di cui sono orgoglioso e contento, al pari della nascita e della creazione della fondazione. Se io dovessi spiegare ai miei figli l'importanza di quello che faccio, alla luce di quello che ho fatto in particolare negli ultimi anni, io direi che sostanzialmente sono riuscito a dare la certezza ai figli e ai figli dei miei figli che quei valori, tutto quanto io ho ereditato senza far nulla, perché me lo sono trovato, loro lo avranno ancor più forte, ancor più radicato e con maggiori certezze.